Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale. Purtroppo oggi non ci sono belle notizie, ne abbiamo parlato ieri, stamattina abbiamo mandato un video che tra l'altro avevo registrato ieri al lavoro per farvi vedere un pochino dietro le quinte. Era un video che avrei voluto farvi vedere ieri sera, ma è arrivata la notizia dell'infortunio di Alessandro Bastoni e mi sembrava obbligatorio, d'obbligo, insomma, doveroso andare sulla notizia, anche perché è una notizia che ci scombussola non di poco l'umore, ma soprattutto la situazione a livello di progettazione delle prossime partite. Bastoni ovviamente è una risorsa importantissima per l'Inter di Simone Inzaghi, è una risorsa importantissima per la squadra e soprattutto in un Inter impostata per avere le rotazioni che tanto vuole Inzaghi, l'assenza di Bastoni sommata a quella di Pavard insomma, diventa veramente qualcosa di problematico in vista dei prossimi impegni. Adesso, tralasciando il discorso nazionale, perché ovviamente noi parliamo dell'infortunio di Bastoni in chiave Inter, ma in questo momento, insomma, il problema grosso è anche per la nazionale, perché la nazionale deve rinunciare a tantissimi giocatori, non solo dell'Inter, per infortunio. E l'assenza di Bastoni è un'assenza pesantissima perché la difesa 4 di Spalletti per domani sera sarebbe stata con Darmian a destra, Di Marco a sinistra, Acerbi e Bastoni in mezzo. Quindi il blocco Inter. Non ci sarà Bastoni, al posto suo Spalletti ha chiamato Mancini della Roma, ma tralasciamo il discorso nazionale e andiamo a proiettarci subito sul discorso Inter. Ieri quando è arrivata la notizia, abbiamo parlato un pochino di quello che poteva essere il problema e di come Inzaghi può gestirlo. Solo che ieri non avevamo l'esito degli esami, quindi poteva essere una cosa da niente, anche se quando ti prende il polpaccio, cosa da niente non è mai, poteva essere una cosa da niente, e invece poteva essere una cosa molto seria. Diciamo che siamo in mezzo, diciamo che è una cosa leggera, ma che succede al polpaccio, che va a colpire il polpaccio. Quindi quando viene colpita quella parte di corpo lì, insomma, quella parte del corpo a livello muscolare, per uno sportivo diventa molto difficile recuperare in tempi brevi. Quindi è un affaticamento muscolare che è leggero, ma che arriva in una parte del corpo molto delicata. Quindi si parla di un mese per il recupero di Bastoni. Ricordiamo che Bastoni comunque ha anche una struttura fisica imponente e quindi bisogna andare coi piedi di piombo. Io facevo un po' così andavo un po' a memoria ieri, sia nel video che abbiamo fatto ieri al volo e che vi ho girato ieri sera, sia in diretta nel talk show con FC Inter News, di quelli che sono stati gli ultimi episodi di giocatori che si sono fatti male al polpaccio e quanto sono stati fuori. Ragazzi, c'è poco da ridere, nel senso che parliamo tra Milan e Inter perché vado quelli un pochino più vicini a memoria. Magnan al polpaccio ha avuto un problema al polpaccio che non è grave, non era grave, non era leggero come quello di Bastoni, era molto più grave. È stato fuori 5 mesi. Lukaku e Brozovic l'anno scorso sono stati fuori tantissimo per il polpaccio, sono rientrati per il mondiale, ma manco mai l'avessero fatto perché sono solo peggiorati. E diciamo che il problema di Bastoni sembrerebbe, uso il condizionale, sembrerebbe un problema più trascurabile, più leggero, e quindi non dovrebbe essere una cosa così grave come quella che è successa a Brozovic, a Lukaku e a Magnan. Non sono un medico, non sono un fisioterapista, ho parlato con qualche medico che però non ha sott'occhio Bastoni, e quindi ho provato a sentire lo stesso giocatore ieri, ma non ho ricevuto risposta. Capisco il momento attualmente difficile e quindi non è certo colpa di Alessandro Bastoni, e quando potrà mi risponderà se vorrà. E quindi niente, e quindi diciamo che in questo momento qua c'è da ragionare su quello che potrebbe essere l'Inter nei prossimi impegni. Ricordiamo gli impegni dell'Inter, perché l'Inter dovrà stare senza Bastoni per un mese circa e senza Pavard ancora per un mese e mezzo. Io credo che Pavard lo vedremo a gennaio.
e in mezzo ci sono, dopo la sosta, quindi ormai siamo a giovedì, quindi la sosta dura ancora 10 giorni più o meno. Oggi è il 15, oggi è il 16. Oggi è il 16, noi giochiamo il 26, io con le date sono disastroso, noi giochiamo il 26, quindi ci sono ancora 10 giorni. Quindi da lì in poi Bastoni ne avrà ancora, se le stime sono giuste, per altre 3 settimane. E noi abbiamo la Juventus, il Napoli, sempre fuori casa, il Napoli di Mazzarri, il neo allenatore del Napoli, ex interista, ex allenatore dell'Inter. Poi abbiamo il Benfica fuori casa, poi abbiamo l'Udinese in casa, poi abbiamo la Lazio fuori casa, abbiamo la Real Sociedad in casa per quella che probabilmente sarà la partita decisiva per il primo posto nel girone. Insomma, diciamo che per queste partite Bastoni non dovrebbe esserci. E sono tutte partite molto difficili, molto impegnative e soprattutto decisive. Decisive non certo, non quelle di Champions, no, perché sono decisive per il primo posto, quelle di campionato non sono decisive per nulla, ma sono importantissime, diciamo decisive, sì, per creare un possibile gap tra noi e le squadre avversarie. Non avere bastoni, secondo me, non sarà tanto un problema alla prima contro la Juventus, perché da lì inizia il miniciclo. Il problema sarà dopo a non poter scambiare le pedine. Quindi quello slot lì, come quello di Pavard, sarà occupato sempre dagli stessi giocatori, che quindi dovranno giocare più minuti, dovranno giocare più partite, sono già affaticati e possono affaticarsi il doppio. Quindi abbiamo perso 2 centrali su 6. Considerando che Bissek ora avrà più spazio, ma che comunque ha giocato solo una partita da titolare a metà tempo in Champions League contro il Salisburgo, diventa difficile. Allora, io vi ho fatto qui uno schemino. Lo vedrete ovviamente al contrario, però in questo momento abbiamo Sommer in porta, Darmian con Bissek alternativa, De Vrij Acerbi con De Vrij in mezzo e Acerbi al posto di Bastoni sulla sinistra, il braccetto. Poi Dumfries a destra, Di Marco a sinistra, Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella in mezzo con Lautaro e Thuram davanti. Queste sono con Bissek alternativa a Darmian. Allora, qual è il punto? Il punto è che, non avendo Cuadrado sulla destra, Darmian, come al solito, dovrà fare entrambe le cose. Se riuscissimo a recuperare Cuadrado, sarebbe un toccasana, perché a quel punto avremmo due giocatori per un ruolo. E qui pure. Invece Dumfries, in questo momento, se Cuadrado non recupera, ha solo il cambio di Darmian. E diventa un problema anche per la fascia destra, questo infortunio. Cioè la fascia destra è scoperta da Cuadrado e Pavard, che sono i due infortunati, con Darmian che non può dare fiato a Dumfries perché manca Pavard e perché manca a quel punto anche Bastoni, e quindi questi due sono obbligati a giocare qua, diventa un problema. L'alternativa qual è? Spostare Di Marco come braccetto di sinistra in una rotazione. Nel momento in cui sposti Di Marco a sinistra in una retta di una di qua, scusate, sono tutto al contrario, quindi qua per una rotazione, qua ci va Carlos Augusto, ok? Carlos Augusto e Di Marco può riposare uno dei due centrali, quindi o Acerbi o De Vrij può riposare perché Di Marco scala, poi però dovrà riposare anche Di Marco. E qui in fascia sinistra, essendoci Carlos Augusto, rimane comunque un buco. Il recupero, perché diventa importante quindi il recupero di Cuadrado? Il recupero di Cuadrado diventa importante proprio perché a quel punto sia Di Marco sia Carlos Augusto possono essere due alternative per i centrali di difesa, per sostituirlo. Quindi praticamente il recupero di Cuadrado, che per dar fiato ad Dumfries, libererebbe uno dei laterali per dare fiato ai due centrali. Ho cercato di, con questo schemino primordiale, ho cercato di farvi capire, se, facendovi vedere qualcosa al contrario, quindi una figata tremenda, quello che potrebbe essere nel momento in cui dovesse almeno riuscire a recuperare Cuadrado. Cuadrado che quest'anno non ha mai giocato, ha giocato 4 spezzoni di partita per un totale di 97 minuti, lo diciamo sempre, lo sapete a memoria, sono veramente, è un minutaggio ridicolo. Quindi il suo recupero su un infortunio comunque molto delicato, perché il tendine d'Achille che si continua a rinfiammare è un problema, se non lo operi, non so, con la terapia conservativa, ripeto, non sono un medico, quindi per me è arabo, però con un po' di esperienza di quello che ho letto in questi anni può diventare un problema. Il recupero di Cuadrado diventa fondamentale proprio per dare delle rotazioni in più alla difesa 3 di Inzaghi, che
che diventa un adattamento, perché mettere Di Marco è un adattamento, mettere, e soprattutto lo togli dalla fascia dove fa benissimo, mettere Carlos Augusto è un ulteriore adattamento, perché Di Marco il terzo di difesa nella difesa 3 lo ha già fatto con Inzaghi, Carlos Augusto non l'ha mai fatto, quindi dovrebbe, lo può fare, ma lo dovrebbe, dovrebbe un po' inserirsi, no? Nell'idea. Già si deve inserire negli schemi di Inzaghi, figuriamoci a spostargli il ruolo. Diventa problematico, ma comunque diventa una soluzione in più. Soluzione che non ci sarà se Cuadrado non recupera. Quindi, adesso Arnautovic è appena tornato, in attacco abbiamo più rotazione, ma con l'assenza di Cuadrado, l'assenza di Pavard e l'assenza di Bastoni, per la difesa diventa un grandissimo problema. E abbiamo Juventus a Torino, Napoli a Napoli, Benfica in Portogallo, e Roma e Lazio a Roma. Questo per riassumervi un po', non starei intanto a entrare nel discorso mercato di gennaio, perché i recuperi io spero che a gennaio ci saranno, io credo che Bastoni e Pavard a gennaio saranno abili e arruolati, quindi da quel punto di vista non ci serve. Ci servirà, se Cuadrado continua così, sicuramente un pensierino alla fascia destra, perché Cuadrado insomma è sempre fuori, quindi bisogna capire se può recuperare in queste due settimane e essere disponibile per giocare con la Juve, tutto al più col Napoli, ma se si rimanda ancora allora possiamo dire che il problema è abbastanza grave. Va bene ragazzi, incrociamo le dita, vediamo anche se ci saranno delle novità in queste ore, in questi giorni, se magari il recupero di Bastoni diventa più veloce, si sa mai, può darsi. Rimaniamo qua, poi noi ci vediamo domani mattina con il prossimo video. Vi raccomando, se vi è piaciuto il video schiacciate il pollice su per il like, iscrivetevi al canale, poi se volete notifiche del video c'è qui la campanella da schiacciare, mi raccomando, io sono sempre qua per voi, vi mando un abbraccio, sempre forza Inter, incrociamo le dita. Ale, basta, se mi vuoi iscrivere io sono qua.